Incredibile, per chi se l'è persa, vi ricordo che dopo aver finito Lego Star Wars, forse anche non so, dipende da come, un po' come se riuscirò a mettere un po' in sesto, pubblicherò tutte le live che ho fatto qui su Twitch, su YouTube, facendo degli estratti, degli episodi un po' più corti, cercando di togliere quello che non ci interessa tanto, quei viaggi lunghi, vuoti, che si toccano ovviamente, e quindi presto a maggio e torno anche alla live di Destiny per finirlo lì. Sempre in 4K, come è stato questa serie, la finiremo in 4K. E lo scommissario, ripeto, è stato molto triggerante perché il padre di BB, perché non c'è essere che l'attore Mads Mikkelsen, spero si chiami così, si dica così, è venuto a trovarci in questa realtà. Anzi, in realtà ci stiamo tornando in cui ci entra dentro e penso ci ha portato nella sua spiaggia, che quello lì era praticamente una spiaggia, cioè ben arenate, e con i suoi poteri era molto potente, ci ha spiato con dei soldati. Non so se riaccarrà, ma ho avuto anche un flashback in cui si vede che parlava col BB e appunto lui trova in questo mondo, cioè parlando nel suo mondo, c'è cioè questo mondo fra vita e morte, perché vuole BB. Quindi più abbiamo con noi, più lui vorrà BB. Io questo se lascia BB lì, ma non lo so, e la cosa incredibile è che il padre di Beast, Mads, che è sì, il nuovo Grindelwald, aveva dei tagli qui sulla pancia molto simili a quelli di Sam. Quindi forse anche lui è un remesso, che questi sembra essere simboli dei remessi, non so, o dei, magari di ex BB, visto che BB sono tolti la madre e messi in questo involucro che dovrebbe emulare un utero. Poi è possibile che entrambi siano abbiano la stessa natura, non lo so, non lo so, forse è la nostra immaginazione. Sta di fatto che per oggi Anti va a incontrare Mama, che anche il nome è un po' strano, ma lei è uno dei più importanti studiosi del Destiny, la spiaggia, quindi è molto importante, che ci ha messo un po' in giro, se mi ha fatto arrabbiare tanto, però c'è un po' da capire, c'è un non da capire, perché, ok, è ancora molto strana, curiosa, ma in questo mondo in cui accade veramente di tutto. Ti stupisci che c'è un morto che ci chiama nella sua spiaggia? Comunque, di andare avanti. Ah, ultima cosa, abbiamo anche visto la storia di. Vediamo perché quante cose c'ho con me. Allora, si ricordava anche la Shadow 1. Ah, secondo me fosse più che altro riciclare. Perché abbiamo contato Fragile, cioè la sua storia, e Higgs ha provato a distruggere Soknok City con una bomba atomica. Che io veramente ho provato a votare sulla città pensando che Fragile ci fermasse, mentre poi dopo sono dovuto forse andare lì. Ha incontrato Fragile in una stazione logistica e lì ha detto, ma che strano, non aspettavo un pacco. E il pacco è scoperto essere appunto del caro Higgs. Comunque andiamo al privato, anzi no, andiamo a riciclare, scusate, ho sbagliato. Andiamo a riciclare, io tanto mi tolgo la faccia come faccio di sempre. Ciao Ivan, benvenuto in live, come va? Tutto bene? Spero di sì. Siamo qui oggi con Amazon Simulator e vuol dire Death Stranding, pronti a continuare questa avventura che davvero è fantastica, io non ho parole. Allora, qui ricicliamo tutto. Mentre queste pistole potremmo anche togliere, in teoria, perché non ci servono le pistole qui. Abbiamo fucile d'assalto, fucile a pompa, vari fucili a pompa. Io quasi quasi mettere qualcosa nel metodo privato, perché non posso trattare tutto questo. Sì, tutto bene. Oggi ho dato un po' di me, perché ho iniziato con un fatto personale, non sto qui a dirvi. Aspetta, ho sbagliato qualcosa, e infatti. Però era una facezia, una stupidaggine, fortuna, i problemi del sud rimangono a sud. Ma qui abbiamo tutto. Spero che tu mi abbia capito, spero. Qua ci ringrazio per il riciclaggio. Anche se ci piacciono dei soldi. Ebbene, allora andiamo a un momento privato. E lasciamo. C'è stato, ce lo portiamo. Ok, questo 18 su 0. Proviamo anche a lasciare il 15, mi sa. O non lo so, 8 su 7. 8 su 8. Ma questo anti-CA ce lo trovo con noi. Questo ce lo portiamo. Questo possiamo lasciare qui, alla fine non ci interessa più di tanto. La pistoletta ce la portiamo con noi. Ah sì, c'è una pistola. Sì, l'ho tolto io la cam, perché quando gioco preferisco che ci sia appunto il gioco, non io che parlo, che riempio lo spazio, diciamo così. Invece è più fucile d'assalto, un altro possiamo posarlo. Ok, metto tutto nel metodo privato, dispone automaticamente. Eh sì,
Ok. Basta sentire la voce, che sia abbastanza forte, che sia chiara, sia il gioco. Io vado a prendere, metto tanto mi piace qui. Grazie per il buon viaggio. E andiamo da mamma. Colei che deve dirci, dirci a... Grazie di tutto, grazie, grazie. Allora, mamma dovrebbe trovarsi sulla sinistra, non ricordo mai, sì. Va bene, allora usciamo da qui. Oddio, mi scusi. Cos'era quello? Stacca di sangue da... Vabbè, usate, non ce ne frega niente. Sono cose nostre. Lasciamo tutto qui e si va col motorino da qui. In penna, wow. No, in penna, vai così, grande, Serna. Allora, scusate, mamma. Sì, tutto dritto per dritto in pratica. Qua sono delle poste, qua sta prendendo la strada. Voglio una batteria. La posta. No, grazie. No, prendiamo la moto dentro, va. Si insomma con la pioggia, con una pioggia. Dai, su. Lei non morde. Lieta di rivederti. Ha fame. Ma che cosa? Si è addormentata. Ho ancora il mio latte, anche se lei non può berlo. La attacco comunque al seno, così lo sento meno indolenzito. Chi è la bambina? Lei è mia figlia. E io sono sua madre. Tranquillo, è collegata solo a me. Non è come le altre CA. Lo vedi, vero? Tu sei collegato. Ora sai perché non posso andarmene. Allora, questa supercella. Lasci che gli adulti parlino un momento? Grazie. Da un'occhiata. È la densità chirale quando è apparsa la supercella. Ma è calata quasi immediatamente a livelli normali. Cioè, la tempesta è finita in meno di un secondo. Questo è impossibile. Ok, proviamo a esaminare i dati delle tue M-Link.
Beh, tutto questo mi pare folle, ma almeno tu non lo sei. Le indicazioni temporali sono a tuo favore. La mia ipotesi è che tu sia rimasto intrappolato tra due piani spazio-temporali. Due piani spazio-temporali? Il QG sta analizzando la questione. Basta esaminare lo spettro frequenziale. E in breve tempo dovrebbero poter scoprire dove eri finito. Un altro picco chirale. Ora piange di più di notte. La densità chirale aumenta nelle regioni connesse alla rete, ma i livelli sono molto più alti del previsto. E non va bene, giusto? Giusto. Più sono le connessioni, più è il chiralium. Da subito la Bridges l'ha evidenziato come potenziale problema. Così ho installato limitatori nel cupid per controllare i livelli. Ma il limitatore del tuo sembra difettoso. La supercella e il fenomeno temporale che hai vissuto potrebbero dipendere da questo. Quindi se continuassi a estendere la rete potrebbero verificarsi altri fenomeni temporali? Forse. O peggio, anche un altro Death Stranding. Ma tu hai la soluzione? Certo che ho la soluzione. È da questa parte, vieni. Basta inserire un limitatore in questo nuovo cupid che ho assemblato. Te ne ho costruito uno, visto che venivi qui. Bene, la crisi è evitata. No, la crisi non è evitata. Dobbiamo riscrivere il software per il nuovo hardware. Mettiti al lavoro. Sì, io non posso. Ho progettato l'hardware, ma il software l'ha scritto qualcun altro. Beh, e lui dove lo troviamo? Lei. Si chiama Lochne. È stata membro della Bridges 1. Per trovarla, vai a Mountain Knot City. D'accordo, devo consegnare un cupid laggiù. Oh, bene. Fantastico. Oh, ecco, ci risiamo. Non so che l'hai preso ultimamente. È molto spaventata, guardala. Forse è l'aldilà che la vuole indietro. O forse è lei che ci vuole tornare. Non possiamo andare avanti così. Questo è sicuro. Dici cosa ti è capitato? Il giorno del parto. Io ero in ospedale in attesa del cesareo. I terroristi hanno attaccato. Ero bloccata sotto le macerie. Non c'era altro da fare che aspettare. E aspettare. È passata un'eternità. Ma non è arrivato nessuno. Almeno avevo l'aria. E l'acqua. Non so quanti giorni sono passati. Non c'era più acqua e sentivo freddo. Ehi,
scritto lì, tra le macerie. Ma invece di portare nel mondo la vita, ho portato la morte. Quando la cronopioggia ha smesso, la piccola ha iniziato a piangere. Piangeva, piangeva e piangeva. La sua vita era il prezzo che ho pagato per sopravvivere. Lei mi ha salvato. Siamo sempre state insieme da allora. Però lei è una Cia. Ciò che la lega a questo posto lega anche me. È come se non mi avessero mai dimesso dall'ospedale. E ti sta bene questa cosa? Tu lo sai che non c'è più. Vuoi vivere per sempre all'ombra dei morti. Andiamo. E lo dici proprio tu. Tu che hai scelto i morti e non i vivi. Se no perché sei qui? A proposito, Deadman ha detto che i riemersi hanno un sangue speciale. Posso prelevarne un po'? Sì, certo, prendi quello che vuoi. Me l'avete tolto persino nel sonno. Sei fredda, accidenti. Solo un secondo. Fatto. Ho finito. Lo voglio analizzare. Mamma, tu sei... Scusaci, Sam. Ti dispiacerebbe lasciarci sole per un po'? Ok. Devo ritornare al lavoro. Sam. Senti, scordati quello che ho detto sui picchi chirali. Riconnettere il mondo è prioritario. Forse stiamo peggiorando le cose, o forse no. Ma è l'unico piano che abbiamo. Buona fortuna. Sam, il terminale delle consegne qua fuori è in funzione. Prova a connetterti. Da lì ti darò altre istruzioni. Intanto ciao, Black, venuto in live. Eh sì, purtroppo questo se capita quando fai live, avrei una donna con la bocca aperta è uno dei rischi, dei pericoli di questo mestiere, diciamo. E no, comunque la storia di mamma è alquanto terribile, cioè lei che in pratica doveva partorire, è messo sotto una serie di esplosione. Sì. Il tuo prossimo obiettivo è collegare Mountain Knot City alla rete. Sì. Questo percorso ti porterà a una stazione secondaria e a un centro logistico a nord della città. Lì viene il difficile. Dovrai fare una deviazione per aggirare le montagne. Vuoi che usi il Cupid per strada? Il software non è ancora stato riscritto. Va bene. Se collegherai Mountain Knot City dopo aver riparato il Cupid, i dati aggiornati passeranno alla rete, stabilizzando. Sì, ma è che avrò questo viaggio enorme? Un altro motivo per arrivarci al più presto. Ma per ora dovrai accontentarti del Cupid. Ma perché non fai questo viaggio enorme? Matt? Uh-huh. Notizie di Amelie? Nessuna. Dobbiamo solo sperare che stia bene e non si sia arresa. È ciò che avrebbe voluto. Comunque sia, vai al centro logistico meridionale di Lake Knot City prima di partire. E in bocca al lupo. Sì, ma non ti lo fai... Comunque, okay. Sam, ho aggiunto il progetto della teleferica al tuo CCP. Credo che ti sarà utile. Per crearla ti basta piazzare due piloni. Perché sfiancarsi con un carico attraverso i fiumi o su per le salite, quando invece puoi issarlo comodamente? Giusto? Se ti va di fare pratica, puoi usare i piloni vicino al mio laboratorio. Divertiti pure. La buona notizia è che Fragile è disponibile e pronta a darti una mano. Se vuoi farti spedire da Fragile, recati in una stanza privata.
South Knot City sembra la più vicina, quanto vedo. Sarà molto più veloce che a piedi. Ma non potrai portare carichi con te, ecco la fregatura. A te la scelta, ricordati che se ne hai bisogno puoi farlo. Sì, ma questa fregatura non posso sfruttare neanche le armi con le scia. Comunque, sto di mamma è incredibile. Cioè, lei che da partorire è rimasta sotto il macello a causa dell'esplosione dei terroristi. È rimasto lì per giorni. E suo figlio è nato, però già morto. E quindi è rimasto lì legato a lei in qualche modo. Ora dovremmo andare. Dove dovremmo andare? Qua c'è la teleferica. Che è una figata. Però io ho la moto, vorrei andare di moto se possibile. Qui c'è asfaltatura. Quindi qua ci sono anche, penso, connessione. Se vado da questa parte. E devo andare a South Knot City. Ma dov'è? Dove stanno i punti? Non ce lo dice. È un mistero. Ah, certo, noi ordina Sam per centro logistico a sud di Lake Knot City. Quindi forse accettare il al centro logistico a tutti i costi. Ah, che scatole, 1100 metri. Non lo faccio, andiamo, dai. Mentre la storia è terribile, ma ora tocca a noi fare cose più brutto, cioè andare tutto in giro per il mondo a far connettere. Ai ai ai. Comunque, Black, venuto in live, come va? Tutto bene? Io sto qui a portare la pace. Dammi questo metallo. Lo so, se non fai così. Dai. Amone. Spero che vada la parte giusta. Vediamo un poco. Sì. Dritto.